Suor Angela! Suor Angela, stia tranquilla, ci penso io a tirarla fuori da qui. Devo solo... Cercavi queste? Ecco, brava, me le dia! No! Non è più Suor Angela la tua madre superiore. Ora c'è Suor Teresa e devi essere obbediente e rispettosa. Lo so. Ha ragione. È stato più facile ed è previsto. Dai, vieni, andiamo. Ecco. Era solo un incubo. Teresa, il ripostiglio delle scope è da quella parte lì. Sono per te. Ora e labora. Ora? Ma sono le 6 del mattino. Non si può fare dopo! Caro Angelo Custode, da grande voglio fare il Presidente della Repubblica. Così potrò fare sempre tutto quello che mi va. Impazzita, sono le 7. Ballare di prima mattina fa diventare i bambini più alti e fa bene all'umore. L'ho letto su un blog per babysitter. Sì, grazie per l'informazione squisitamente scientifica. Prego. No, credo che Elia crescerà lo stesso altissimo anche senza ballare. Elia dice che se non rimetti subito la musica oggi non va a scuola. E perché Elia non l'ha detto a me? Dice che con te è arrabbiato, quindi da oggi parlerà solo con la sua babysitter, cioè io. Tu non balli? Quando sarò presidente, dirò a tutti di ballare di prima mattina. E di mangiare schifezza a tutte le ore. Ma ti rendi conto? Questo c'ha 30.000 followers grazie al suo coro canino. Ha fatto abbaiare a tempo i suoi 5 cani. Ed è diventata famosa. Se lo facessi anche io. Hai dei cani? No, però ho dei bambini. Nessuno. Ah, non si sorride così per nessuno. Chi è? Il tuo fidanzato? No, non è il mio fidanzato. Vabbè, è un ragazzo. È solo un tipo con cui devo uscire. E poi non sono fatti tuoi, comunque. Scommetto che è bello e ricco di successo. Perché quelle come te hanno sempre dei ragazzi belli, ricchi di successo. Però oggi pensavo, ma se non ci riesco a diventare presidente? Erika, mamma è di nuovo in ritardo. Vuoi il cellulare per chiamarla? Ce l'ho il cellulare. Oppure se ci divento presidente, ma le cose non sono come vorrei? Mi ha appena scritto che mi sta aspettando fuori. Ciao. Cosa succede se qualcosa rovina i nostri piani? Every thought, every breath, every smile we can share leads to him. What you crave slips away. If you look, you find a way. Trust your eyes, what's to fear?
No! Ciao! Buongiorno. Non ci provare, sai. Vai al tuo posto. Allora, quel posto lì è di suor Angela, ok? Buongiorno. Veramente lì si siede la madre superiora? Lo so. Ora che sono io la madre superiora di questo convento, ci sono tre piccole regole che vorrei condividere con voi. Che regole? Innanzitutto silenzio. È l'unico modo per ascoltare il nostro signore. Poi oculatezza. Io ci vedo benissimo. Significa parsimonia. Significa tirchiezza. E infine isolamento. Ognuno fa la sua parte senza recare disturbo agli altri. Buongiorno. Andiamo a un concerto rock oggi? Dice che è vestito comunque meglio di te. Ma è vero, eh? Allora, ricordagli che sono un dottore io. Dottore, hm? E a questo proposito devo andare dalla mia paziente. Tu cambialo. Andiamo, Lia. Vado anch'io. Bion. Anch'io devo andare. Ah, azzurra. Ora et labora. Labora et ora, lo so. Pulire il cortile. Stendere panni. Per una colf mi ha preso. Una colf? Quanto vai su, Angela? Non è più suor Angela, la tua madre superiore. E lei che ci fa qui? Con chi parli? Con lei. Mi vedi solo tu, Azzurra. Come le film Ghost. E quindi lei è... Io non ho fatto Zack e sto benissimo. Sono la tua coscienza. La mia coscienza? Sì. Scusi, e la mia coscienza perché ha le sue sembianze e non quelle di Carrie Bradshaw, Coco Chanel? Perché io posso aiutarti con sua Teresa. Le altre non so, non le conosco, quindi... Senti, Azzurra, io lo so che sua Teresa non ti è simpaticissima. Lo capisco. Però tu devi essere obbediente, rispettosa. Anzi, ti devo dire anche una cosa. Quando tu parli con me, cerca di farlo a bassa voce, capito? Perché sennò queste ti scambiano per... Dovevi andare al coro tu? Sì. Guardi, mi tratta come una colf. Ma la collaborazione è importante, Azzurra. Ma dimmi tu, è importante. E allora lei perché non collabora? Hm? Cosa ha di meglio da fare? Boh. E adesso me lo dici tu che cosa devo fare? Elia non è il figlio di Luisa. E io le ho promesso di trovare la sua vera madre, ma... Io sono una suora. Sono una studiosa, non sono una detective. Non so da dove iniziare. Devo iniziare da Elia. Vero? Deve essere successo qualcosa in ospedale? Il giorno in cui è nato? Prego, aiutami tu. Beh, ho saputo che l'affido si sta trasformando in adozione. Sì, mancano solo un paio di settimane. Ma dopo 5 anni con noi, Erika è già nostra figlia. Vero? Sì, a parte quando mi dimenticate in giro. No, è che sono arrivata a 10 minuti in ritardo a prendere al karate. Sì, ci siamo confusi con gli orari. Cose che succedono in tutte le famiglie, no? Certo, certo. Allora, signorina, andiamo a chiacchierare un po'? Vieni. Ci vediamo dopo. Il parere del dottor Stiff è importante per l'adozione. Erano solo 10 minuti di ritardo. Sì, sì, lo so. Però 10 minuti oggi, 10 minuti l'altro giorno, ti rendi conto che rischiamo di buttare all'aria 5 anni di impegno, vero? L'impegno ultimamente ce lo metto solo io, visto che tu resti in ufficio sempre fino a tardi. Sai che non ho orari per la questione del nuovo incarico? Certo, il nuovo incarico. È per quello che non sta mai con Erika, no? Perché adesso usi questo tono? Che cos'hai? Niente, guarda, era stato con Erika oggi. Io c'ho da fare a scuola. Veronica!
Veronica, dove vai? Ciao. Ciao. Allora, dove sarò costretta a pagarla questa scommessa? È una sorpresa. Odio le sorprese. Ok, tecnicamente odiavi anche me, quindi... vabbè, ti posso prendere qua fuori alle 20? Va bene? Ludo! Sei molto gentile, un cappuccino, per favore. Ma hai capito quello che ti ho detto? Un cappuccino, grazie. Allora, se quell'influencer è diventata famosa grazie a un coro di cani, io ce la posso fare anche con dei bambini, no? E se divento famosa, più probabilità di andare a Broadway, no? Assolutamente. Vai, vai adesso. Vai, vai. Grazie. Sei molto gentile. E per stasera è perfetto. Ah. Ok. Hai visto una coppia qui fuori? Quella che stava per scoppiare. Chi? Veronica e Claudio? No. Impossibile. Stanno insieme da un sacco di anni, sono dei genitori affiatati, uniti. Impossibile. Dalla lite non si direbbe. Lei era un passo dal rinfaccione. Il rinfaccione? Il rinfaccione è quando a noi donne ci rode per qualcosa. Ma non diciamo niente, ci teniamo tutto dentro. Così possiamo ricaricarci per bene. Quando scoppiamo, diciamo tutto con gli interessi. Il rinfaccione, appunto. Veronica? Ha avuto un'emergenza al lavoro. Mi spiace, si è dovuta assentare. Claudio, va tutto bene? Sì, 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 sì. Tutto bene, grazie. Il colloquio con Eric è terminato? In realtà pensavo di tenerla qui ancora un po'. Ah, ok, allora sposto un appuntamento in studio così posso fermarmi. No, non ti preoccupare, ce ne occupiamo io e Azzurra. Finché poi non torna Veronica a prenderla. Per me sarebbe perfetto. Bene. Allora, grazie a entrambi. A dopo allora. Ho sempre amato i bambini. E sono certa che ci aiuteremo a vicenda. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Kate. Buona lezione. Grazie. Maestra, sei incantata. No, allora, per prima cosa, oggi dobbiamo scegliere il solista del coro. Quindi faremo delle audizioni social. Contenti? Sì! Bene. Iniziamo allora. Dai, canta. Canta. Canta! E canta! Tra le onde sulla spiaggia, un cuore nel mare! Basta così. Dai, canta, tanto ormai. La 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 la. Sei tu il solista del coro! L'abbiamo trovato! E io? Tu vai in fondo a cantare in playback. Non ci penso proprio. Ti prego, è solo per qualche ora. Senti, sono già alla golf di Suor Teresa. Fallo tu il babysitter, no? Ma non si tratta di fare babysitter, si tratta di capire che cosa sta succedendo tra Veronica e Claudio. E qual è il modo migliore per capirlo se non parlare con Veronica da soli quando verrà a prendere Erika? Astuto! Grazie. Ma io che c'entro? Che c'entri? Che c'ho un altro paziente, ecco perché. Vabbè, scusa, niente, pensavo ti facesse piacere collaborare per una buona causa. Suor Angela l'avrebbe fatto. Io non sono Suor Angela. Io non mi impiccio nella vita degli altri. Quando tornerà, perché tornerà, ti farà lei da suora babysitter detective. Detective. Dove sono mamma e papà? Tesoro, la mamma e il papà sono andati a lavoro. Però tranquilla, perché la mamma verrà a prenderti presto. Intanto hai vinto un viaggio premio a visitare il convento con Azzurra. Sei felice? No. Bene. È Dulcis in Forno, il nostro bar. Wow. Ma è possibile che non ti piaccia niente a te? Aspetta, ho una cosa che ti piacerà sicuramente. Eccola. Devo portarla a far aggiustare la fibbia, vedi?
È bellissima, vero? È vintage. Non ho mai visto una suora con una borsetta. Non sono ancora una suora, sono una novizia. E poi, amore, questa non è una borsetta, è una Chanel. Eh? Non mi piace. Ma Dio è grande. E ama anche le bambine senza gusto e senza entusiasmo. Dovrei entusiasmarmi perché mi hanno scaricata in un convento. È solo una grande casa dove se ti vesti di nero vuol dire che ci vivi e se ti vesti colorato allora sei un ospite. Sì, è così. E tu come fai a saperlo? Anche in comunità era così. C'erano tante suore vestite di nero. Invece mia mamma indossava sempre un cappello rosso. Infatti c'è stata per un po' e poi è andata via. Tua mamma? Non Veronica. Mia mamma di quando ero piccola. Non è più tornata. Azzurra? Chi è questa bambina? Erika. Sua mamma sta lavorando, verrà a prenderla dopo. Le suore non fanno da babysitter e in questo convento c'è già troppa gente. Infatti qualcuno dovrebbe sloggiare. Così impari ad essere rispettosa. Ma è stata lei a cominciare, comunque mi ha fatto male. Lo so, la coscienza può far male. Con chi stai parlando? Con una mia vecchia conoscenza. La coscienza non invecchia mai. Ah! Zanzare! Show! Elia! Vuoi una mela? No, fai il gelato. Anch'io voglio il gelato. Il gelato costa troppo. Magari prendiamo un ghiacciolo? Va bene. Tirchia! Fischia! Volevo dire fischia! E io ho detto obbedienza e rispetto. Tu sei strana. Comunque la mamma non sta lavorando. Mm? E tu che ne sai? Perché è ferma da un'ora davanti allo studio di papà. Guarda. Ho geolocalizzato il suo cellulare per sapere se lei ci torna a riprendermi o se se ne va anche lei. Qui c'è lo studio di papà. Mamma sta sempre ferma lì fuori. E perché secondo te passerebbe il suo tempo sotto lo studio del marito? Non lo so e non mi interessa. Ma se mai dovesse interessarmi, suggerirei di andarla a chiedere direttamente a Veronica. Certo, prima le liti, ora questo. Dai, andiamo. Detective. Ho detto suggerirei, futuro prossimo. Veramente sarebbe condizionale. Sarebbe, io non mi impiccio. Aspetta che torni su Angela nel prossimo futuro. Ma non c'è tempo. Veronica e Claudio stanno per adottare Erika. Se nascondono qualcosa dobbiamo scoprirlo ora, presente. Ok. Ma solo perché non voglio farmi appioppare quella bambina senza gusto e senza entusiasmo un minuto di più, va bene? Andiamo. Non starei andando in giro con uno psichiatra a occuparti di cose non da suora? No! Sto andando con uno psichiatra a recitare Vespri. Bugiarda! Zitta! Ce l'hai con me? No! Ce l'ho con me! Vado a recitare Vespri zitta, in silenzio, da sola con me stessa. Azzurra... Suor Angela se n'è andata. Le cose sono cambiate ed è tuo dovere accettarlo. Suor Angela non se n'è andata! Ah! Adesso annuisci con gentilezza. Fai anche un inchino. No, l'inchino no. Ok, lo faccio! Sara, che ci fai? Il costume? Lo scrivo parti. Aiuta a memorizzare le tabelline. Guarda. Elia, 4x4. 17. Quasi. Ci vuole un'altra schiuma. Andiamo. Io non la sopporto più. A chi lo dici? È fastidiosa. Rumorosa. Rigida. Nuda. Tirchia. Nuda Suor Teresa. Ma che c'entra Suor Teresa? A me comunque Sara sta simpatica. E a me sta simpatica Suor Teresa? Ma sì? Ma sì? Allora la prossima volta gli appostamenti te li vai a fare con lei, capito? Sicuramente sa guidare meglio. Vogliamo cambiarla questa marcia o aspettiamo che si fonda il motore? Non serve, siamo quasi arrivati. Dottore, che ci fai qui? Beh, potrei farti la stessa domanda.
Veronica, se c'è qualche problema con Claudio, forse è il caso che tu me lo dica ora. Magari posso aiutarvi. Io non lo riconosco più. È nervoso, sfuggente. Ha sempre una scusa per non occuparsi di Erika. Dice che lavora fino a tardi perché ha un nuovo incarico. Però io ho chiamato in studio, più di una volta mi hanno detto che non c'era. Poi una settimana fa l'ho sentito parlare al telefono. Dava un appuntamento a qualcuno in studio perché diceva che era troppo rischioso vedersi da lei. Però non ho capito quando. Ed è per questo che sei spesso appostata qui sotto. Ed è per questo che sei arrivata in ritardo a prendere Erika a karate. Io devo capire che cosa gli succede. Claudio è cambiato da quando Erika è diventata adottabile. Tu credi che abbia cambiato idea sull'adozione di Erika? Abbiamo provato a lungo ad avere figli. Pensavo di essere sterile, però poi alla fine abbiamo scoperto che il problema era il suo. Si sentiva così in colpa. È stata di Claudio l'idea di presentarci come famiglia affidataria. E pochi mesi dopo è arrivata Erika. Io sono pronta a tutto per lei. Lo ero 5 anni fa quando a stento mi parlava e lo sono ora, che finalmente mi chiama mamma. Però per compiere un passo così importante, io devo sapere se Claudio è con me. Erika ha paura che non tornerete più a prenderla come è successo in passato con sua madre. Fai una cosa, vai da lei. Noi rimaniamo qui a capire cosa sta succedendo. Grazie, davvero. Che c'è? Sei uguale a suor Angela. Non è vero. Sono molto più giovane. Oh. E lasciami spiare in pace adesso.